Ciao a tutti! Allora, visto che si sta avvicinando il periodo per la scuola, ho deciso di fare due video per l'inizio della scuola, quindi per proprio come truccarsi per andare a scuola. Allora, questo è un video ispirato, quindi come al solito ho messo una foto all'inizio per farvi vedere da dove mi sono ispirata. Ovviamente il trucco non è precisissimo alla foto, però mi sono voluta avvicinare comunque. Allora, il trucco, come vedete, è molto semplice da realizzare, anche perché per andare a scuola non abbiamo molto tempo per truccarci. Allora, vi dico subito che colori ho utilizzato. Prima di tutto ho utilizzato la mia base bianca. Questa base bianca la potete trovare un po' ovunque. La potete trovare anche alla Kiko, ai negozi della Kiko, la troverete come base in stick, che è praticamente un ombretto, però potete usarlo come base visto che è cremosa. Oppure la potete trovare da Acqua e Sapone con la marca Crazy, che anche lì c'è scritto che sono degli ombretti in crema e potete usarli tranquillamente come base. Allora, applico la mia base in tutta la palpebra. Poi vado a sfumarla bene anche qua sopra. Bene, bene. E dopo prendo un pennellino abbastanza grande, io prendo questo qui che l'ho preso da H&M a 1,90 euro, e poi dalla mia palettina della Essence, con questi quattro colori, prendo questo colore chiaro che è un color carne, come vedete. Anche queste palettine della Essence ve la consiglio magari per i trucchi per andare a scuola, per gli ombretti, perché sono tutti abbastanza opachi e sono veramente belli. Allora, vado a mettere l'ombretto in tutta la palpebra, quindi basta che lo mettiate appunto qui. E poi prendo una matita marrone, qualsiasi matita marrone che avete va bene. La mia è della Essence e anche questa la trovate all'OVS. È una matita, io le chiamo matita eyeliner, è molto morbida. Altrimenti potete prendere qualsiasi matita, io vi consiglio quelle della Crazy, quelle sempre della Essence, che ci sono anche altre marroni. Allora, non dovete essere precise qua, quindi se non riuscite a fare la linea perfetta non fa nulla, e dovete fare appunto una linea grossolana. Qua sopra. Così. Poi con un altro pennellino piccolino, io prendo questo, la ripassate facendo appunto questo, la ripassate sopra come se stesse mettendo un'altra matita, in modo che si sfumi, però che non sfumi in modo esagerato, altrimenti ci ritroviamo l'occhio completamente marrone. Ecco fatto. Allora, dopo aver sfumato così, riprendo il mio pennellino che ho usato prima, sempre lo stesso colore qua, questo color carne, e lo rimetto qua sopra. Così. Poi prendo sempre la mia matita marrone e la vado a mettere qua sotto. Poi, come ultimo passaggio per gli occhi, prendo il mascara. Io ho questo della Essence, sempre, che lo trovate anche questo all'OVS. Se ce l'avete marrone è ancora meglio, altrimenti un mascara nero. Come blush ho utilizzato questo colore qui, quindi è un colore molto chiaro, un color pesca, quindi qualsiasi blush che abbiate color pesca. Come vedete il trucco è molto semplice, non è per niente difficile, per la scuola secondo me va benissimo. Un'altra cosa che utilizzo è il gloss per le labbra e io prendo questo colore qui, questo qua dalla mia palettina della pupa. E questo prendo il mio pennellino, però voi potete metterlo anche con le dita.
Ecco qui, il trucco è finito. Allora, spero che vi sia piaciuto, soprattutto spero che sia abbastanza semplice per tutte le ragazze che mi seguono, che vanno a scuola. Allora, alla prossima e un bacione. Ciao!